racconti anche nei tuoi scritti, ricordi come i tibetani ti abbiano insegnato che gli dèi lo hanno permesso, no? Questo anche avvicinarsi anche al divino, perché poi c'è anche la parte, per così dire, spirituale anche della montagna. La parte spirituale da noi è stata dimenticata, c'è anche da noi, sono sicuro che l'uomo 5.000 anni fa, periodo dell'Ötzi, aveva un grande rispetto per la montagna. Forse non pensava negli Alpi che lassù fossero degli dei, ma delle forze divine sì. E andando poi nel Tibet, dove abbiamo un'altra religione, abbiamo il lamaismo, una sottoforma del buddismo, ho capito che loro chiamano le cime dell'Himalaya le piazze degli dei dove danzano, il posto dove gli dei danzano, sapendo poi che per loro la forza naturale e la forza divina è la stessa cosa. È vero, perché sull'Everest le nubi, le nebbie, i venti danzano in realtà molto più che sotto, e così la forza naturale, essendo la forza divina, rispettata come forza divina, loro hanno nella loro fantasia messo su gli dei. E a Bolzano, dove ho messo il museo sull'alpinismo a Fiammiano, racconto tutte queste cose. Quello che ho imparato attraverso le mie spedizioni, attraverso le mie salite, ho riassunto in una struttura museale, raccontando anche della dimensione divina, o parliamo sì, di rispetto verso la montagna. Rispetto della montagna, quindi un valore, un